un sacco di pulsanti, poi quando si tratta, allora dici, ok, ho tutti questi pulsanti, ma io voglio tipo registrare, no? Come cazzo si, tu schiacci e non va. Ne faccio buy now adesso, la compro adesso, ma che figurati. Quindi anche se paghi 2000, non scappi, i soldi glieli darei di nuovo. Allora, penso sia doveroso a questo punto spiegare bene a che cosa servono tutti questi programmi, perché voi magari iniziate e dite ma che programma posso usare, ma c'è cioè, uno vale l'altro, qual è la differenza? Partiamo con Audacity. Io ritengo che Audacity sia un programma semplice da usare, tanto quanto è limitato. Va bene per le piccole cose, va bene per l'editing veloce di parti di audio, non di mix, di parti di audio, quindi se vuoi tagliare un audio, vuoi modificarlo. Puoi amplificare un pezzo, robe molto semplici e veloci. Quindi Audacity per un mix si può fare, ma non è adatto. Io usavo quello perché non conoscevo altri programmi e perché era semplice da usare e non ci avevo sbatti di impararne altri. E in questo caso ci va tanta tanta pazienza. Ableton non è un programma come gli altri. Secondo me è qualcosa che si stacca nettamente da tutto il resto. Perché è un programma pensato per l'esecuzione live, quindi per suonare dal vivo. La particolarità, la caratteristica, diciamo, è questa cosa delle clip, ovvero tu praticamente puoi fare delle clip audio MIDI, quello che vuoi, e lanciarle quando vuoi. Quindi tu hai dei pezzi che poi sono dei loop alla fine, che poi se incastri bene riesci a farti una base. E soprattutto a comandarla come vuoi, cioè non è la differenza, uno dice vabbè allora mi faccio la base e boh, e no perché la base tu puoi fare solo play e stop, invece questa con Ableton puoi fare una base interattiva, una base interattiva che comandi te e scegli tu quanti giri di ritornello, quanti giri di strofa a seconda di cosa stai suonando e a seconda di come ti senti in quel momento, cioè tu tipo stai improvvisando, dici vabbè continuo ancora, faccio altri due giri, poi dopo fai partire il ritornello, scegli veramente tu, poi dentro c'è di tutto, puoi campionare, puoi farti un drum rack, quindi puoi farti di fatto un VST plugin dentro Ableton. Cioè, puoi fare veramente tutto, fai prima a dire che cosa non puoi fare. Allora, non puoi, secondo me, mixare, perché è scomodo. Quindi va bene, tipo come ho fatto io per le registrazioni di cover, fai l'automazione, eccetera, poi modifichi qualcosina, magari se è venuto male, perché comunque il problema del registrare in diretta è che poi la latenza è più di quella che senti, quindi poi vai a risentire e c'è un ritardo e dici no, ma io avevo suonato bene, wow, e quindi lo vai a correggere per forza. Quindi puoi fare qualche modifica, ma non puoi fare i mix, cioè robe con effetti, tutto, quello è veramente complicato. Io avevo iniziato con quello, io sono passato da Audacity ad Ableton perché ne ho avuto l'occasione, un mio amico mi ha dato una licenza di Ableton Live Lite, e quindi ho detto, beh, figo, finalmente un programma decente, proviamoci. Ho fatto un arrangiamento, poi ho detto, no, ma è un casino qua, cioè non puoi fare un arrangiamento qui. Adesso invece l'ho ripreso anche per via del corso. E ovviamente lo sto usando in modo diverso, mi trovo molto bene col modo per cui è stato pensato, ovviamente. E poi veniamo agli altri. Gli altri più o meno si assomigliano tutti e quindi dico le differenze. Allora, quello che uso è Reaper. Per me Reaper è fantastico. Non c'è nessun programma così comodo e così funzionale. Il top del top, anche la gestione MIDI è semplice. Cioè, è il programma che interfaccia tu. Io non capisco perché non sia così conosciuto. Cioè, per quanto faccio esattamente le stesse cose, non è come Pro Tools, non è come Cubase, ma non è come loro di fama solo, di fatto lo è. Un mio prof mi aveva detto proprio che Reaper è molto bello, ma non lo studiamo, non lo si studia, perché è troppo semplice da usare. Quindi, essendo troppo semplice, chi vuol fare il fonico non capirebbe esattamente come funzionano i routing, per esempio, no? Che è poi la parte essenziale. Ma poi c'è sta cosa che è il programma che si adatta a te, e quello è il bello, non tu che ti devi adattare al programma, che se il programma non sa fare delle cose dici no, ma io non posso, cazzi tuoi, e quindi tu non puoi, devi adattarti al programma, quindi fare come dice lui. No, qua Reaper fa come dici te. Quindi veniamo ai famosi fighi. Allora, Logic io non l'ho usato molto, l'ho solo visto, l'ho visto usare. Secondo me è un bel programma. È un bel programma, semplice, funziona, è quello che assomiglia di più a Reaper, secondo me, solo che è solo per Mac. E questo è un bel problema.
Invece gli altri due che ho visto sono appunto, e ho provato, sono appunto Pro Tools e Cubase. Allora, Pro Tools, quando l'ho provato ho detto cos'è sto schifo. Cioè la prima volta ho detto cos'è sto schifo, no, ma guarda che brutta interfaccia, oltretutto non si capisce niente. Cubase, quando l'ho visto la prima volta, ho iniziato a sentire cosa poteva fare, ho detto oh, che figata, che figata. Adesso sono in questa situazione. Pro Tools posso dire che alla fine è un programma semplice da usare. Il routing degli effetti è un po' complicato, però ci sta. Alla fine fa il suo, tranquillo, standard. Cubase, dico, porca d'una puttana, è un casino incredibile. Cubase c'ha un pannello sopra con un botto di strumenti che tu non sai neanche a che cacchio ti serviranno mai. Sotto, altrettanti, un sacco di pulsanti. Poi, quando si tratta, allora dici, ok, c'ho tutti questi pulsanti, ma io voglio tipo registrare, no? Come cazzo si... tu schiacci e non va. Non va perché non è semplice. Cubase è troppo, secondo me, è troppo complicato. Perché quando una roba ti promette di fare l'impossibile, alla fine non ti fa niente. Cioè, quando ci sono troppe cose, tu non ci capisci niente e dici, vabbè, basta, non ce la faccio, e lasci perdere. Mentre Pro Tools non ha un cazzo, non ha niente, e quindi è molto più semplice da usare. Cubase ha cercato di metterci dentro tutto, perché proprio il suo obiettivo è stato, voglio integrare tutte le funzioni di tutti i programmi, quindi ci metto anche una loop station, poi ci metto anche quello che fa Pro Tools per quanto riguarda l'editing audio della waveform, tutte queste robe qua, e poi il mio standard, cioè il MIDI, cioè il mio core business, diciamo. Cubase è partito come MIDI, è partito come software per suonare in MIDI. Pro Tools sono in analogico. Poi hanno cercato di scambiarsi un po' le competenze e ci sono riusciti più o meno. Pro Tools nella parte MIDI resta macchinosissimo, non si può fare, cioè non si può fare, è veramente troppo complicato. Nella parte audio se la cava alla grande, però allora Pro Tools mi sta sulle balle, l'Avid, perché un nome, una garanzia oltretutto, ok, cioè ma proprio tutto, non ti danno niente, non ti danno niente. I plugin non ci sono. Poi loro sono diversi, devono essere più fighi, cioè hanno tutto diverso, perché loro non hanno i VST. Loro hanno gli AAX. Cosa sono? Sono altri, sono cose diverse. Perché? Perché così diventi pazzo, perché devi diventare pazzo. Dopo che paghi 700 euro, 700 euro... Aspetta, adesso no, vado a vedere, perché mi pare pure... Perché c'è Pro Tools First... Ecco, se volete capire come funziona più o meno, scaricatevi Pro Tools First. Quello è gratis, c'ha dei limiti, ma è così poi, l'interfaccia, le funzioni, è così, cioè il più è quello. Allora, io tipo la Ultimate, vogliamo esagerare, no? Ne faccio buy now, adesso, la compro adesso, ma che figurati. Io ho detto 700 euro, non stavo scherzando, 700 euro all'anno. Se vuoi, in comode rate mensili, da circa 79 euro. Una follia. E quella perenne invece, se ti vuoi fare quella perenne, loro sono furbi, adesso ho capito perché. Se tu vuoi fare quella che tu acquisti, una tantum, paghi 2000 euro. E tu dici, vabbè, cacchio, se ci fai caso, cioè se ci pensi, 700 euro all'anno, no? 2000 euro, in 3 anni tu hai pagato quanto paghi l'una tantum. Quindi se lo usi di più, sei a posto con 2000 euro, lo usi tutte le volte che vuoi, cioè per quanto vuoi. Loro però ogni anno fanno una versione nuova in cui tendenzialmente ti fanno credere di metterci un sacco di roba. Quindi poi puoi fare l'upgrade che costa. Quindi anche se paghi 2000, non scappi, i soldi glieli darei di nuovo. Cubase invece pare sia intorno ai 350-400 euro, te lo compri, finito, basta, non c'è un abbonamento. E Cubase però, ecco, ultimo punto, ultimissimo di questo video, Cubase ha questa cosa per cui tu puoi fare tutto senza fare niente, nel senso, non è che chiunque, chi non conosce la musica può fare qualcosa, chi non sa suonare però può fare sì tutto, perché se tu schiacci un tasto, poi quello ha un sacco di funzioni, per cui quel tasto, quella nota te lo fa diventare accordo, se l'accordo è sbagliato lo scegli, maggiore, minore, di tutto, ti dice anche quale accordo starebbe meglio subito dopo a seconda di un calcolo sulla progressione degli accordi. Veramente, tu schiacci una nota e hai fatto una canzone. Secondo me questo è... cioè sono funzioni in più che chi suona non vede necessarie.
Però permette a chiunque di fare musica. Perché dovrebbe essere un lato negativo? Perché fa sì che Cubase abbia un botto di roba e quindi tu non ci capisci niente. E poi le cose semplici non riesci a farle. Quindi io che ho visto e ho provato a produrre Cubase vi posso dire che è meglio Reaper. Poi boh, cioè, è pazzesco perché Reaper non mi sta pagando per fare delle recensioni. Io ho pagato la licenza, non ho ricevuto neanche un gadgettino, cioè quello che mi aspettavo era tipo, ma mandami una maglietta con scritto Reaper, così, tanto per segno. Invece niente, perché ha questa mentalità qua? Cioè, cazzo, io ti sto dando il programma, tu lo devi pagare, non esiste che non lo paghi. Se lo paghi dopo un anno, va bene lo stesso, noi non siamo così stronzi, va bene. Tu lo paghi dopo un anno, però sappi che dopo 60 giorni in teoria dovresti pagarlo. Dopodiché, tu lo paghi, ok, grazie. E che vuoi un applauso, vuoi un premio, è giusto così, tu lo devi pagare e basta. Quindi comunque questa mentalità giusta l'apprezzo. E comunque Cubase e Pro Tools però lo usano tutti, soprattutto Pro Tools. Cioè Pro Tools è usato, ma solo perché è uno standard, solo perché si è sviluppato quello, è nato prima degli altri, ha fottuto tutti. Solo per quello ha una quota di mercato assurda e lo usano tutti. E con tutti intendo gli artisti, cioè per dire... Dico Vasco Rossi perché ho visto un documentario in cui proprio stava facendo robe su Pro Tools. E poi ci sono alcuni artisti che usano Cubase, tipo, che io sappia, Rihanna per un ultimo album, insomma, ha usato Cubase o usa regolarmente. Quindi questi sono i due che, se voi dite, voglio fare come, voglio avere tutta la strumentazione degli artisti, dei professionisti, prendete Pro Tools, poi imparate a usarlo se riuscite, che è un casino. O Cubase, e a quel punto non avete più scuse. Ma dove sta la qualità? Perché qui è il punto fondamentale, perché voi dite, ah, perché è certo, fa schifo perché uso Audacity, fa schifo perché uso Reaper, perché uso questi programmi che apparentemente gratuiti, no? Se invece usi Pro Tools fai delle robe assurde. E invece no, perché la qualità dipende esclusivamente dall'hardware, dalle impostazioni dei driver, dai cavi, dai VST scelti. La qualità è la qualità, dipende dai suoni che si scelgono, non dallo strumento con cui li modifichi. Cioè, ovvio, se tu usi una forbice che non taglia, non riesci a tagliare. Ma non è quello, perché comunque tutti questi programmi, nelle loro funzioni, fanno tutto esattamente allo stesso modo. Poi, ovvio, i plugin ti fanno la differenza. I plugin di fabbrica, tipo i plugin di Reaper, alcuni di fabbrica fanno cagare, ovvio. Altri di fabbrica di Cubase, per dire, funzionano molto meglio e quello ci sta, ma a livello di editing, cioè più o meno uno vale l'altro. Quindi spero di avervi reso un po' più chiare le idee, perché comunque è importante capire che programma scegliere. Se avete domande, se volete consigli, anche in relazione a ciò che volete fare, perché scusa, se tu mi dici, ah, io devo andare a suonare in live, e io ti dico Ableton subito, cioè, perché Pro Tools, no? Oppure tu mi dici, io non so suonare niente, e voglio fare tutto con i VST, ma voglio un programma professionale, allora ti dico Cubase. Tu mi dici, io non devo fare niente, voglio solo tagliare l'inizio e la fine di una mia registrazione, perché c'è all'inizio dico, sa prova, e alla fine dico, è finito, ok? E ti dico Audacity. Queste cazzate, dai. Quindi questo è tutto, ci si vede.